sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Bentornati, Sportello Reclami torna anche oggi parlando di un malumore, perché è naturalmente il reclamo il cuore della nostra trasmissione. Il reclamo questa volta è affidato ai commercianti del centro di Arezzo. Vediamo. Ciao a tutti, nuova puntata di Sportello Reclami, un ben trovati da parte di Massimo Gianni. Siamo qui a raccontarvi che tra pochi giorni in Piazza Guido Monaco ad Arezzo riprenderanno di nuovo dei lavori. Non stiamo qui a entrare nel dettaglio di questi lavori, però ci sono i commercianti che sono sul piede di guerra, perché questo cantiere di fatto paralizzerà un po' tutte le attività, non solo di Piazza Guido Monaco, ma anche nelle zone limitrofe, come per esempio via Roma. E allora, commercianti sul piede di guerra, abbiamo intervistato il proprietario dell'Hotel Continentale, il signor Comanducci. Ecco, c'è da dire questo, che stiamo venendo fuori da un periodo terribile per tutti noi del settore, perché è stato un disastroso mese di dicembre, gennaio, febbraio e ora parte di marzo. Il mese che risolleva le sorti turistiche di Arezzo, i due mesi sono due principalmente, uno è l'aprile e uno è il settembre. Ora, guarda caso, iniziare i lavori proprio adesso, che c'è la Pasqua di mezzo, cioè la Pasqua, la Pasquetta, il 25 aprile, i ponti, la fiera antiquaria speciale, una serie di eventi fino al 1° maggio, eccetera, secondo me mi sembra un'assurdità. E poi oltretutto, per il fatto, da quello che è stato annunciato, che i lavori verranno fatti di notte, probabilmente per qualche parte della città potrebbe andare anche bene, ma non certo nel mese d'aprile per un albergo, perché voi pensate che, come le persone che vengono alloggiate, che vengono a dormire, non possono sopportare le ruspe o i martelli pneumatici. Martelli pneumatici? Beh, di quelli sinceramente ne facciamo molto volentieri a meno. Io credo che l'amico Franco Dringoli, che io rispetto, ho sempre considerato molto, possa rivedere questa posizione, perché poi ad Arezzo c'ha tantissimi mesi morti, compreso il mese di luglio, il mese d'agosto per noi è un mese assolutamente morto. Io capisco forse anche i suoi problemi, ma lui deve capire anche i nostri. Io credo che anche a livello di commercio, poi vedrete voi, anche a livello di commercio, il fatto di chiudere l'asse principale della città creerà del caos enorme in questo periodo. E appunto, tenete presente che se partono i lavori per forza di cose, per via delle festività, su 25-26 giorni potranno lavorare soltanto una decina di giorni, il resto rimarrebbero i cantieri aperti. Io credo che sia una cosa da rivedere. Ma questi lavori sono indispensabili, soprattutto dovevano proprio essere fatti in questo periodo. Di che cosa si tratta? Vogliamo parlarne? Ma io in questo preciso non lo so, so che si riguarda i sottoservizi, quindi dovranno aprire la strada principale, credo, per circa 2 mesi sotto. Io però esattamente non conosco quale sia il punto, però resta il fatto che la strada viene sbarrata, viene chiusa, fino addirittura a spostare la circolazione dal lato, venendo da via Petrarca, la gente dovrebbe percorrere il lato sinistro, andare contromano. E poi, ecco, dopo i lavori proseguiranno in via Roma, insomma, anche in qualche parte, credo, di via Crispi. Comunque, ecco, ripeto, il commercio e il turismo vanno a braccetto, questo è risaputo per forza di cose. In un periodo di questo tipo, un periodo che almeno la gente cerca di riprendere, anche il fatto di non potersi fermare neanche un secondo con la macchina, cioè, perché dopo saranno tutti chiusi, sbarrati, ci sarà via Spinello che diventa un caos pazzesco. A me mi sembrerebbe una cosa veramente da evitare. Altro commerciante naturalmente scontento dell'inizio dei lavori proprio in questo periodo. Certamente fare i lavori nel periodo in cui siamo sotto le festività pasquali e il ponte del 25 o quello del 1° maggio non è una delle occasioni più giuste per poter fare dei lavori di asfaltatura o anche della fibra ottica qui ad Arezzo. È il periodo in cui certamente ci potrebbe essere un po' di movimento, un po' di turisti, e comporterebbe un pochettino dei problemi a noi commercianti anche qui in Piazza Guido Monaco, perché comunque chiudendo alcuni pezzi delle strade certamente ci sarebbero dei problemi.
e a noi veramente ce li crea. Se potrebbero farli in un periodo un pochettino più morto, inizio agosto o anche un periodo dopo Pasqua, sarebbe un'occasione migliore. Termina qui la prima parte, però come al solito restate con noi, non andate via. A tra poco. In questa seconda parte torneremo a dare il nostro microfono, la nostra telecamera ai commercianti di Piazza Guido Monaco che sono in rivolta per i lavori che stanno per iniziare e che di fatto bloccheranno una parte del centro. Piazza Guido Monaco, Arezzo, tra poco sarà trasformata ancora una volta in un cantiere. I commercianti sono sul piede di guerra perché si chiedono, proprio ora che arriva la Pasqua, arrivano i grandi weekend, dovevano iniziare questi benedetti lavori? Vorremmo capire se i lavori possono essere anche fatti senza chiudere totalmente il traffico da via Roma e via Crispi, quindi noi speriamo che magari i lavori possano essere suddivisi come sono stati suddivisi inizialmente in due corsie, in modo tale che il traffico possa sempre circolare. E poi vorremmo, insomma, ci piacerebbe anche parlare con gli addetti ai lavori per capire un po' quali sono le tempistiche, se ci possono essere delle proposte anche per poi incentivare il lavoro, perché la totale chiusura di un mese della strada diventa un po' un problema per noi. Insomma, questo ci piacerebbe saperlo dagli addetti ai lavori. Domanda, ma non poteva essere trovato un periodo un pochino meno produttivo per i commercianti? Per esempio, agosto, o è troppo difficile? Ciao, io sono Marco Belliconi della Mondadori, sono qui da poco in via Crispi e ho ricevuto questa notizia non così bella, insomma da tanti mesi se ne parla. I lavori dovevano iniziare tanti mesi fa, poi sono stati rimandati varie volte per tanti motivi, per i saldi, quindi accogliendo anche le richieste di noi commercianti. E poi varie cose, non ultima la Tirreno Adriatica ad esempio, insomma, se i lavori devono essere fatti speriamo che, ecco, che si facciano presto e bene. La cosa positiva è che appunto forse ci sarà questa possibilità di lavorare giorno e notte, insomma 24 ore, quindi i tempi speriamo si accorcino, ecco, insomma. Una cosa alla quale avevo pensato, insomma, era la possibilità, la speranza, insomma, ecco, che lavorassero sulla strada magari metà per volta, in modo da lasciare comunque la possibilità di un po' di circolazione, ecco, in modo che la vitalità della zona comunque fosse mantenuta, insomma, ecco, perché chiudere effettivamente, fare zona morta per quasi un mese avrà le sue conseguenze, insomma. I commercianti in questo caso c'è da capirli perché siamo vicini a Pasqua, come sappiamo c'è la presenza di tanti turisti in città e quindi temono con questo cantiere, questi lavori, di avere una flessione degli affari. Beh certo, il periodo non è dei migliori, si arriva nella primavera, nell'estate, la gente ha modo di muoversi un pochino e qua si richiude un'altra volta la strada. Prima i problemi con Guido Monaco, c'era sempre le tafferugli eccetera, poi dopo i lavori e poi un'altra cosa, qui cioè, non è più possibile fare niente. Non so, io capisco che i lavori si devono fare, però insomma anche un altro periodo sarebbe meglio. È tutto per quanto riguarda questa puntata di Sportello Reclami, grazie per essere stati con noi, linea a Roberto Francini. E per oggi è tutto, le nostre coordinate, ricordiamole ancora, 0575 32 13 13, se volete darci un colpo di telefono, magari segnalarci qualche cosa a voce, ma la cosa migliore è naturalmente la mail, sportelloreclami@teletruria.it. Grazie della vostra attenzione, grazie al Partito delle Cicale, grazie a Massimo Gianni e tutti i nostri collaboratori, ma soprattutto a voi, a domani. Ci sono cose che nessuno ti dirà. Sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.